Organizzata dal movimento politico Sviluppo Ebleo, si è svolta stamattina l'iniziativa Ripuliamo Fanello, rivolta a tutti i gruppi politici e di volontariato che intendono impegnarsi per attivare una nuova coscienza civica in seno alla città di Vittoria. I componenti del movimento, guidati dal presidente Andrea Larosa, con i consiglieri comunali Daniela Pino e Tonino Motta, oltre a tutti gli altri militanti di Sviluppo Ebleo e dei movimenti che sostengono il sindaco Giovanni Moscato, si sono dati appuntamento sul posto per avviare una prima azione di ripulitura. È un'iniziativa voluta dalla coalizione, dalla Amministrazione, dai volontari, da coloro i quali hanno inteso contribuire con questo spirito di volontariato ma di impegno a pulire la nostra città. Abbiamo voluto partire dai quartieri perché sono cuore pulsante della nostra città. L'iniziativa di oggi è molto forte, che coinvolge i gruppi di Spazio Aperto, Ria Via Vittoria, Selami Lacambi, promossa dal Movimento Politico e Sviluppo Ebleo, presenti i consiglieri comunali, il vicepresidente del consiglio comunale. Eh, i volontari della protezione civile, tanti volontari, tanti cittadini, tanti residenti della zona che hanno voluto dare questo segnale importante. Continueremo in questa opera di pulizia di questo quartiere che per noi è importante eh, dare questo segnale. Eh, nei prossimi giorni ci saranno anche altri interventi di riqualificazione e di pulizia. Finiremo da questa, in questa parte della, della città per poi eh, dedicarci ad altre zone. La città e appartiene a noi. E noi, come Salami la Cambia, abbiamo aderito a questa iniziativa di, organizzata dal Movimento Sviluppo Ebleo per, a dimostrazione del fatto che continuiamo a essere una squadra unita e che determinate cose non si fanno solo in campagna elettorale, ma si continua per il bene di Vittoria e dei vittoriesi.